Amici e amiche di Euromusica, un ben trovati a tutti voi per questo nostro nuovo appuntamento con le interviste ai nomi emergenti della scena musicale italiana. Abbiamo con noi Isotta, e Isotta, benvenuta. Ciao, ciao a tutti, grazie. Isotta reduce da Musicultura. Posso dire che insomma noi si tifava per te, però insomma non è andata come doveva andare. Che bilancio facciamo di questa partecipazione? Allora, devo dire che non cambierei i risultati con niente, non è per dire perché è andata male, per me è andata benissimo perché comunque il premio AFI, Associazione Fonografici Italiani, è stato molto molto gradito anche perché hanno molto a cuore la cultura musicale indipendente. E poi il premio della critica, poi soprattutto all'unanimità, come mi hanno esposto i giornalisti, è stata veramente una soddisfazione immensa. Sul lato economico, chiaramente sarebbe stato più bello, ma solo sul lato economico, vincere il premio principale. Però per il resto, per me, a livello artistico, soddisfazione massima. Devo dire, felicissima. Poi il sabato, che era la finale, scoprì che ero anche nella cinquina del Tenco come prima opera. Esatto, E ti volevo quindi dire proprio questo, nel senso, cioè, la scia prosegue, l'onda lunga prosegue. esatto, era stata una soddisfazione al pari del premio della critica e dell'altro premio, e sono veramente felicissima. Poi ecco, è il maggior riconoscimento per un cantautore in Italia, e quindi non potevo pretendere altrimenti da quel venerdì e quel sabato soprattutto. Parlando di Palla Avvelenata, il brano è portato in gara Musicultura e c'è molto di autobiografico in quel testo, no? Sì, molte canzoni di Romantic Dark del mio album sono autobiografiche, tra cui appunto Palla Avvelenata, perché è una mia testimonianza del bullismo subito quando ero più ragazzina, molti anni, diciamo, perché ero un po' cicciottella. Ma cioè, mi limito, ecco, a raccontare la mia esperienza, e è anche un invito a prendere con più leggerezza le cose. Ecco, ad indossare un altro paio di occhiali a volte per cercare di vedere i propri piccoli drammi personali. Poi sempre lì a Musicultura c'è un momento da qualche anno a questa parte, è il momento in cui gli artisti si presentano grazie a una cover. Questo succede nella seconda serata in genere. Tu che brano avresti Esatto. portato quella sera? Avrei portato Amandoti dei CCCP. Era un arrangiamento che avevo pensato con il mio gruppo, l'avrei comunque fatto con il gruppo di Enrico Ruggeri, però c'eravamo preparati un po' anche un modo di interpretazione particolare, e quindi diciamo, l'ho fatto solo in prova e poi lo farò nelle varie serate via via che i live che avrò durante l'estate. E adesso siamo curiosi di ascoltarlo, quindi sicuramente dovremo partecipare a una delle serate, a uno dei tuoi live per ascoltare questa cover. E Pensi perché è uno dei di brani. inciderla? Pensi di inciderla? Come? Pensi di inciderla? Di inciderla? Non lo so, ora questo non vediamo un po', però sicuramente nel live la vorrò proporre perché non l'avevo mai suonata nella mia storia, diciamo, musicale delle scalette, però mi piace talmente tanto che voglio proporla. Ora, incidere non lo so. Sinceramente, ve lo ridirò. Allora, beh, ripercorriamo un po' la carriera artistica, perché insomma, questo è, se non sbaglio, il tuo album d'esordio, no? Sbaglio. Esatto, il primo. Prima di questo album, che percorso artistico c'è? Allora, il mio percorso artistico, diciamo, inizia dai 5-6 anni, ora artistico, cioè, si fa per dire, però. E mia nonna mi ha trasmesso questa passione per la musica, per il canto. Lei voleva fare la cantante, purtroppo spazio e tempo e famiglia non gliel'hanno permesso, non ha potuto, e quindi mi ha trasmesso questa passione. Io cantavo, il primo album che mi ha regalato è Romanza di Bocelli, e io provavo a cantare imitando Bocelli.
E lei mi diceva: sei bravissima, sei uguale. Ovviamente non era così, però mi dava talmente tanta fiducia da credere in me stessa su certe cose che volevo fare lirica. Poi a 6 anni nessun insegnante pazza insegnerebbe lirica a una bambina che non ha ancora fatto il cambio di voce, quindi da lì iniziai musica leggera, lì invece gli insegnanti le trovavo e quindi da lì poi è stato amore a prima vista e non l'ho più abbandonata, anche a 12-14 anni quando avrei potuto la lirica non l'ho mai ripresa, cioè non l'ho mai presa e ho sempre continuato con la musica leggera. A 14 anni ho iniziato a scrivere. Perché sentivo che c'erano delle cose che non riuscivo ad esprimere altrimenti se non con la musica, e quindi da lì ho iniziato ad avere l'esigenza anche di cantare parole mie. Poi ho fatto varie serate con varie formazioni, chitarra, sax, cajon, batteria, tantissimi tipi di strumenti perché ci piaceva variare la formazione e poi da circa 5 anni a questa parte mi sono impegnata su questo progetto discografico. Ah, ti ispiri quando scrivi la tua musica? Hai qualche artista che ti sta particolarmente a cuore, da cui magari prendi ispirazione, oppure c'è soltanto Isotta nella tua musica? No, 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 nella mia musica c'è tutta la possibile musica ascoltabile e a cui sono riuscita ad arrivare. Sicuramente riprendo molto da Joss Stone, anche a livello di stare sul palco, queste cose. E poi per i testi leggo anche nei libri, ecco, ritrovo molto, ma anche nella vita quotidiana. Sento magari una frase che mi dà una determinata energia. Me la scrivo subito o sulle note del cellulare o sul mio taccuino che porto sempre dietro e poi magari me le riprendo da sola quando sono a casa la sera oppure quando sono in studio magari con un beat di sottofondo che magari mi ispira di più. Poi tante frasi le più vengono buttate via, cassate perché magari in un momento mi piacevano, poi quello dopo no. Però alcune poi fanno partire un po' il flusso creativo e viene fuori una canzone. E nel processo creativo di una canzone, invece, qual è il momento in cui ti rendi conto che quel pensiero, quella cosa che ha scatenato qualcosa nella tua testa potrebbe diventare un tuo brano? Ecco, quando di solito è quando appunto mi ha dato quell'energia in quel momento, poi se lo rileggo in altri momenti del giorno, altri giorni o dopo un po' di tempo, mi dà ancora quella sensazione lì. Allora lì è il momento giusto di inserirla in un mio brano. E da lì poi, ma anche da una frase può partire da un'idea, può partire tutt'altra idea, poi è una cosa che non controllo molto facilmente, non è che magari un giorno dico ok, oggi scrivo una canzone. Devo dire, ammetto che a volte ci provo a fare così, però sono più le volte che quando provo a mettermici proprio di volontà poi non riesco, perché è più una cosa irrazionale. Senti, una domanda che abbiamo fatto anche agli Joshua Whale, vincitori. Chiaramente musicultura è un passaggio importante, una manifestazione che ormai ha una storia alle spalle, anche consolidata di artisti che sono stati lanciati da musicultura. Però in realtà per un giovane che fa musica in generale, ancora di più per un cantautore, senza l'appoggio di una major o di altre insomma, situazioni o senza passare da talent show, e ormai forse anche passando da talent show non è così facile, le strade per farsi largo sono sempre molto strette e risicate. Sì, le strade sono molto strette e risicate, soprattutto anche, devo dire, per noi donne. Io faccio parte di un'etichetta tutta al femminile, la Women Female Label Arts, e cerchiamo, così, di farci spazio anche, perché nella discografia comunque le donne sono un po'. L'abbiamo visto, per esempio, anche a Musicultura, ma non per dire che, per carità, giustissimo in quel modo, però sono rimasti 4 uomini e le 4 donne sono andate via. È stata anche un'immagine a parer mio, ma non perché devo passare io, cioè togliendo
i presenti, è stata un'immagine veramente brutta e anche un po' evocativa del mondo della discografia. Per il fatto delle major non è sempre vero, o anche dei talent, è difficile, poi dipende sempre anche da che obiettivo tu hai nella vita, cioè se è quello di, cioè il mio obiettivo è solo quello di essere super famoso in tutto il mondo. Ti dico, non è quello il mio obiettivo è quello di riuscire a vivere di musica. Magari con una major sicuramente riesci più ad essere ancora più tranquillo del normale, però devo dire che con la mia etichetta in distribuzione siamo artist first, quindi devo dire che non è molto piccola, però comunque riusciamo, vedo, a fare molto anche a trovare riscontro. Gli addetti ai lavori è una grande soddisfazione, nonostante ecco, non sia della Sony o Warner o simili. Questa è una domanda, è una curiosità personale. Nel testo di Pallavelenata dici eri sempre la prima a essere eliminata, ma adesso hai ricominciato a giocare a Pallavelenata e sei ancora la prima? No, è un trauma. Pallavelenata, io cerco di non giocarci mai più, ma in realtà. Non perché ora non sono più come prima, in realtà racconto solo un'esperienza che mi ha colpito molto. Penso che verrei catturata per prima anche adesso, perché una volta a scuola mi dissero che ho i riflessi come un criceto morto. Quindi, a prescindere dalla mia fisicità, ho pochi riflessi, anche quando nella mia vita mi hanno preso in una squadra di pallavolo piuttosto in alto in classifica. Poi dopo si accorsero che mi avevano preso solo per l'altezza, sono alta. E quindi niente, a livello sportivo faccio karate, e quello va bene, sono cintura nera, però ecco, per il resto, gli sport di squadra o comunque dove devi essere molto reattivo, sono ancora molto molto carente. Però è vero, ecco, venivo sempre catturata per prima e quando sceglievano le squadre mi ricordo rimanevo sempre per ultima perché nessuno mi sceglieva. Bene, siamo in due su questo e abbiamo una cosa in Sì, comune, allora. come si riorda vita. Io volevo tornare un attimo sulla canzone, la canzone Palla Avvelenata. Parla di bullismo. Il fatto che se ne parli purtroppo, che se ne parli ancora vuol dire che è un problema ancora molto molto forte, nel senso che probabilmente questo step culturale ancora non è stato fatto dalle nuove generazioni. No, cioè, devo dire che è un problema purtroppo molto attuale. I ragazzi comunque a quell'età, perché io parlo più o meno dell'età dell'adolescenza, inizia a guardarti intorno e non ti basta più il babbo, la mamma o la famiglia che ti dice vai benissimo così, non c'è nessun problema, però chiaramente ti guardi intorno e le persone non ti dicono la stessa cosa. Penso che, ora io non sono sociologa, non sono psicologa, non so come si potrebbe risolvere il problema. Se uno mi chiedesse proprio un consiglio con la pistola alla tempia, ti direi probabilmente inserire delle ore a scuola in cui si parla del problema, perché già parlandone lo rendi meno nascosto e lo esorcizzi insomma in qualche modo, no? Cerchi di tirarlo fuori e così anche magari i ragazzi si rendono conto di quanto male fanno, perché non sei adulto, da bambino non hai molto bene o da ragazzo la percezione di quanto può soffrire l'altro. E quindi magari potrebbe essere un modo di sensibilizzare anche i ragazzi, i bambini e trattarli anche come persone grandi che possono capirle certe cose, perché penso le possano capire, ecco. Io vado un po' più, diciamo, più lontano. Parliamo del tuo album. Cosa, da dove hai preso ispirazione per questo album? E più nello specifico, con chi ho lavorato a livello di produzione, quindi mix e mastering, se vuoi dirci qualcosa in più. Sì, allora l'album nasce, diciamo, da tutte le esperienze che ho avuto.
e quindi c'è molta. Ho notato anche dopo averlo scritto, quando mi sono messa ad ascoltarlo tutto insieme, canzone dopo l'altra, mi sono accorta che ho molta nostalgia dell'infanzia. Mi ripeto molto su Luna Park, su le giostre, le cose del genere. A livello di produzione scrivo molto con Pio Stefanini, che è un produttore e anche autore di Borgo San Lorenzo, vicino sopra Firenze, al Mugello. E con lui mi trovo veramente molto bene. Abbiamo scritto anche, per esempio, l'ultimo brano che è uscito ora in radio, Cripto Cornuta. No, ci troviamo veramente molto bene. E poi per gli arrangiamenti gli dà sempre un vestito pazzesco, cioè riusciamo sempre a, per me, per la mia visione, poi magari no, però riusciamo sempre a creare un mondo dove poter entrare, dove riuscire a immergersi nell'argomento della canzone. E devo dire che come staff, anche tutti gli altri, perché ci sono vari anche altri autori con cui collaboro sia di melodie che di testo, dove non posso lamentarmi di niente perché mi conoscono bene e riusciamo sempre a tirar fuori cose che me le sento bene addosso. Senti, l'ultima domanda, tra l'altro, non l'abbiamo detto, hai vinto anche il premio Bianca La Ponte, insomma, che è una manifestazione molto importante per la canzone d'amore femminile. Hai anticipato tu che uscirà in radio questo Cripto Cornuta, che è il nuovo singolo, e aprirai i concerti di Madame e di Simona Molinari a Siena, no? Che è la tua città natale. Esatto, il 23 luglio aprirò il concerto a Madame a Siena e invece da il 14 a Simona Molinari e anche altre due date dopo. Non vedo l'ora, sicuramente. E poi aprirò anche il concerto ai Subsonica a settembre e altre date varie ad agosto, ancora devono darmi conferma su quali, però anche ai Legno e ad altri artisti. Quindi sono felicissima anche lì. È un'esperienza nuova per me perché non ho mai aperto concerti, ho sempre fatto live miei e quindi sono gasatissima. Da una parte sono impaurita, ma dall'altra non vedo l'ora. Beppe, per ultima parola allora. Va bene, io naturalmente ti ringrazio per la disponibilità, ma Grazie a voi. prima di chiudere ci tengo a invitare tutti i nostri lettori ad ascoltare la musica di Sotta, ad ascoltare tutte le canzoni, quelle già uscite, quelle di prossima uscita, perché veramente se noi abbiamo ritenuto che fosse la più valida tra gli artisti della musicultura, penso che sia giusto. E anche voi possiate ascoltare e trarre anche giovamento dalla sua musica, anche perché i testi sono qualcosa di molto, davvero molto bello, molto profondo. E quindi ogni canzone è un'esperienza. E quindi vi invito ad ascoltare e a inserire anche nelle vostre playlist la musica di questa straordinaria cantautrice. Grazie ancora per la disponibilità e ci sentiamo prossimamente. Molto volentieri. E a Come tutti voi, vedrete ad una mia data, un live, qualcosa, vi invito. Mi farebbe molto piacere. assolutamente. E a tutti voi che siete all'ascolto, naturalmente un grazie e ci ritroviamo nei nostri prossimi appuntamenti con gli artisti emergenti della scena musicale italiana. Un saluto a tutti. Grazie di cuore.